Cari amici di Radio City, bentrovati dal Caffè Retro, uno dei love club più cool di Venezia Terme. È teatro, tra l'altro, di numerose tappe di avvicinamento, penso ai live di Giorgio Canali, Adriano Viterbini e tanti altri, all'evento di cui andremo a parlare oggi. Chiaramente avrete capito dall'allucinato promo quasi linciano, sorrentiniano, se preferite, di cosa si tratta, perché oggi torneremo a parlare di Color Fest. E lo faremo nuovamente in compagnia del regista di questa splendida clip, nonché membro fondatore della manifestazione Mario Vitale, del direttore artistico Mirko Perri e del altro membro e proprietario del locale Pasquale De Sensi. Buon pomeriggio, si può dire. Al microfono, poi. Cominciamo. Allora, ragazzi, prima di parlare della quarta edizione di un festival che cresce anno dopo anno, desidero fare un passo indietro e tracciare un breve bilancio della scorsa edizione per una serie di motivi. Innanzitutto, siete venuti nei nostri studi l'anno scorso a presentare l'evento e non abbiamo più avuto occasione di parlarne, almeno in pubblico. E poi, beh, ci tengo particolarmente perché è stato un evento che oserei definire epocale per una realtà piccola come quella di Lamezia, con tre headliner del calibro di Io sono un cane, Verdena e soprattutto The Soft Moon, protagonisti di uno dei live più intensi mai visti dalle nostre parti. Allora, com'è andata questa terza edizione? Intanto grazie per averci ospitato anche quest'anno, per noi è sempre un piacere venirti a trovare. Che dire, la scorsa edizione, bene, cioè nel senso epocale non lo so, però comunque Lo un'edizione dico bella io. come le altre. Ogni edizione di Color ha sempre delle sfaccettature diverse e nuove. Le presenze sono state circa un migliaio nella scorsa edizione. Come sempre, anche l'anno scorso abbiamo visto delle esclusive regionali di tre band che poi anche nel post-Color hanno fatto un lavoro eccezionale andando in tutte le piazze italiane a fare un sacco di sold out. Mi viene da pensare i Verdeno, lo stesso Io sono un cane che con il suo album ha vinto tantissimi premi, mentre a Color ancora, diciamo, è stata quasi un'anteprima del suo successo che ha avuto poi, no, per Sì. tutta l'edizione. E poi bene, quando finiscono le cose belle, il fatto che ci sia un'altra edizione, evidentemente, ti fa capire che le cose Andata sono andate bene, bene. certo. Quindi, quando si arriva all'edizione successiva, evidentemente l'edizione precedente ha avuto già un discreto successo. No, ma io intendevo proprio dal punto di vista tecnico. Cosa vi ha lasciato questa edizione? Allora lo lascio al nostro lato sentimentalista proprio del gruppo, cioè il sentimentale. Pasquale. No, Ma assolutamente no. no, sicuramente ci ha lasciato più uniti di prima. Ogni anno, ogni edizione ci unisce sempre di più, ci fa andare avanti con la voglia di migliorarsi e di portare avanti questo progetto fino a quando c'è la possibilità, fino a quando ne abbiamo la forza, la voglia e di farlo sempre al meglio. Questo sicuramente penso sia la parte più bella per noi di Color Fest. Il fatto che comunque sia un progetto che coinvolge non solo noi, che poi ci occupiamo bene o male durante tutto l'anno dell'organizzazione, però coinvolge veramente in quei giorni tantissime persone, tantissimi ragazzi che sono insieme a noi a dare il massimo. E tutti quanti guidati da un unico scopo, che è quello di stare insieme, di amare la musica, di amare un festival, l'idea di stare insieme in un festival, in una festa. Tra l'altro si tratta della prima esperienza come nuovo socio di Pasquale. La terza Pasquale, edizione, sì. com'è stata? Quest'anno è la mia seconda volta qua No, no, con l'anno loro. scorso era la L'anno prima. scorso è stata la prima volta, sì. No, è stata un'esperienza molto positiva, mi ha fatto conoscere nuove realtà, a me sconosciute prima, senza ombra di dubbio. E mi è piaciuto tantissimo anche perché mi ha dato la possibilità di conoscere tantissimi nuovi ragazzi e i nostri volontari sono stupendi. A proposito di Soft Moon, se vi va, io vedrei una testimonianza amatoriale in presa diretta sugli effetti della loro performance sulla mia persona. Siete d'accordo? Vai. L'ho fatta col mio Vai. telefonino. Questi sono i Soft Moon al Color Fest 3. Dead Love. Se sentite uno squilibrato che canta, non sono io. Dead Love.
Bene, archiviata una volta per tutte la terza edizione, andiamo a introdurre la line-up che scalderà il pubblico lametino e calabrese il 12 e il 13 agosto, anche se ovviamente già li conoscete tutti. Io partirei dai protagonisti assoluti di questa quarta edizione. Ve li presentiamo però con un'altra simpatica clip, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Vediamo. Insieme a Fabio abbiamo chiuso la data, abbiamo verificato tutta la disponibilità e finalmente anche il Color Fest per la prima volta, e speriamo che in futuro si possa continuare su questa linea. Anzi, io vorrei che pian piano, anche perché gli artisti italiani non vuoi, li stiamo facendo quasi tutti, cioè ne rimangono ancora altri sicuramente. A fare il giro, quindi a un certo punto il giro sta finendo. Un nome su tutti, After Hours, non voglio condizionare. After Hours, ma un giorno. Io voglio dire questo, secondo me dobbiamo aspettare che arrivi un album. Sì, sicuramente, sì, con un nuovo disco. Poi un nuovo disco ci potrebbe essere un interesse da parte nostra, vediamo poi. È già tutto merito mio. Scherzi a parte, diciamo che dopo aver portato i Verdena era lecito aspettarsi gli After, gli alfieri del rock alternativo made in Italy, soprattutto con un nuovo album in cantiere. Diciamo che rappresentano un po' la naturale evoluzione del festival, dico bene? Sì, già l'anno scorso si capiva un po' dall'intervista che ci avevi fatto un certo interesse. Il fatto è che ancora non era certa, non era certo il fatto che potesse uscire un album nuovo. E di conseguenza un tour. Esattamente. Quindi, uscito l'album nuovo, ci abbiamo lavorato immediatamente. Fortunatamente siamo riusciti a prendere l'unica data degli After Hours, al non sud, solo in Calabria, ma se togliamo le isole, quindi Sicilia e Sardegna, da Roma in giù mi sembra che sia l'unica data degli After Hours. Sì. Quindi comunque sicuramente sono un'esclusiva calabrese per la Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Di conseguenza è anche una responsabilità, perché ci stanno arrivando un po' di chiamate da tutta questa parte del meridione per partecipare al Color. Quindi diciamo che noi stiamo lavorando per essere pronti ad accogliere questo pubblico che dopo anni finalmente vede un nuovo album degli After, che a mio giudizio personale penso sia un gran bell'album. Poi, vabbè, chiaramente sarà il pubblico a giudicare, la critica. Sono però d'accordo. Mi sembra che stia venendo bene fuori. Un postico forse in superficie, però ho avuto bisogno di più ascolti per assimilarlo. Certo. Però un grande album. Comunque, appunto, un nuovo album è piuttosto ambizioso, tra l'altro un doppio, fortemente introspettivo e sempre più sperimentale dopo certe suggestioni noise e avant-garde del precedente Padania. Ecco, si tratta del secondo album, del primo, pardon, con la nuova formazione, del secondo tour. Credo ci sia grande curiosità proprio attorno alla resa live di un album un po' ostico in superficie, come dicevo, e all'alchimia dopo più di un anno e mezzo insieme tra i componenti, giusto? Sì, sicuramente anche questo è un punto che, diciamo, tra virgolette gioca a nostro favore, certo. Il fatto che gli After Hours dopo tanti anni abbiano cambiato line-up, perdendo anche poi pezzi storici che avevano fatto parte quasi da sempre degli After Hours, è anche un motivo in più che può spingere il pubblico a venire ad ascoltarli, a scoprirli di nuovo, perché poi gli After Hours nel corso della loro carriera hanno sempre avuto diversi cambi e ogni volta c'è stata una sorta di rigenerazione in questa band, che forse è anche un po' il loro segreto, la loro ricetta per andare avanti così tanto tempo. Sì, anche perché l'album secondo me non somiglia a nulla di quello che hanno fatto in precedenza gli After Hours. Sì, ci sono dei richiami che comunque hanno quell'impronta After Hours, questo è innegabile, però sicuramente ci sono degli episodi che risultano proprio nuovi nel sound del gruppo, questo sì. Aspetta che il regista ha detto episodi, comunque ci mette sempre qualcosa che riguarda, no? Il cinema. Vabbè. Tra l'altro devo dire che io li ho visti dal vivo con la nuova formazione a Roma nel 2015 e posso tranquillamente affermare che dal punto di vista prettamente tecnico è la migliore incarnazione di sempre, secondo me. Non so se siete d'accordo, sì. Io aspetterò di non vederli. Non l'avete ancora visti. La nuova formazione mai. Bene, a questo punto io vedrei uno dei primissimi singoli estratti dall'album. Non la mia canzone preferita, sinceramente, ma credo sia un singolo quasi perfetto. Non voglio ritrovare il tuo nome.
sei, ma non riesco a ritrovare il tuo nome. Vedo la tua luce, sai, ma non voglio ritrovare il tuo nome. Un uomo può distinguersi da un'ombra se cerca di essere sempre causa di quel che gli accadrà. E per te volevo diventare un uomo, farti ridere, ma ti ho odiato quando sei andata via. Ti nascondo dentro me per non ritrovarti più. La vedo la tua luce, sai, ma non voglio ricordare il tuo nome. Ma lo sai che è stato meglio così. Parliamo un po' degli artisti che completeranno la line-up del 13 agosto e ovviamente parliamo della prima giornata, quella del 12, che vedrà come headliner un fenomeno mainstream come Calcutta e Lodo Wensi dello Stato Sociale. Sì, era anche un po' per differenziare stilisticamente le due giornate. Calcutta, cioè a Color, diciamo, ogni anno spuntano questi che sono gli album degli emergenti o quasi, che vengono fuori con più forza. L'anno scorso Io sono un cane, quest'anno Calcutta, che diciamo è arrivato già a riempire, a fare dei numeri che onestamente nessuno si aspettava in una prima fase, perché quando arriva a fare dopo meno di un anno dall'uscita del disco 3.000 paganti a Roma, vuol dire che qualcosa è suscitato nel pubblico. Forse la caratteristica di Calcutta più importante è che è riuscita ad arrivare a diversi ascoltatori, cioè ai più giovani, a mainstream, chi piace. Mainstream senza essere prettamente mainstream. Sì, ma forse nel senso comunque cantautorato pop, comunque, nel senso non ci dobbiamo nascondere sempre dietro questa cosa che l'indie deve arrivare a pochi, perché sennò non è figo. Cioè Calcutta forse sta facendo quel salto che molti non sono riusciti a fare o che faranno magari più in là. Io penso che sia un bell'album il suo, perché quando riesci dopo poco tempo a far cantare così tante persone le tue canzoni, vuol dire che qualcosa al pubblico la stai dando. E poi Lodo Wensi, che è un amico di Color, nel senso che ci è già venuto a trovare nelle passate edizioni, è già stato a Lamezia ai tempi di Angelo Lamezia con lo Stato Sociale, quando ancora, diciamo, non era lo Stato Sociale che vediamo oggi riempire i palazzetti a Bologna, e fa queste uniche tre date in solo
tra cui quella al sud è la nostra, dove appunto canterà i pezzi della sua band, dello Stato Sociale, e poi insieme a lui verranno anche gli altri componenti della band in realtà, perché ci sarà la presentazione del libro Il Movimento è Fermo, che è uscito da poco ed è già addirittura la quinta ristampa, quindi un successo enorme, e Teppa Bros, che sono gli altri membri dello Stato Sociale, che faranno il DJ set insieme al nostro amico Fabio. Mirta, che salutiamo tra l'altro. Ciao, quindi sì, inoltre vabbè, poi non so se ci dedichiamo dopo agli altri pezzi della line up, quindi Wrong on You per il primo giorno, vai. Posso già farlo, certo. Adesso altre due scelte, era tutto secondo incluso me, nella domanda. Altre due scelte importanti soprattutto per il primo giorno sono questi giovani che stanno venendo forte anche magari non come Calcutta, però anche con dei generi un po' diversi musicalmente parlando, come Pop X e Wrong on You, che però vi assicuro che vi faranno divertire, cioè fanno due cose completamente diverse, ma ci sarà da divertirsi con loro, anzi vi consiglio l'ascolto pre-festival, per arrivare al festival già preparati, certo. Perché i live poi sono veramente interessanti. E poi come sempre, Color Fest, per rimanere in tema sulla prima giornata, dà spazio a quelle che sono le band calabresi, che magari nell'anno si sono messe in evidenza o che hanno avuto nuove uscite. E quindi penso a chi ci sarà il primo giorno, quindi sono tante, ore magari non vorrei dimenticarne qualcuna, però Scarda, i Capitan Quentin, Io Sonu, Carmine Torchia, i Mannaro di Lamezia, poi ci sono gli Electro Jesus, che sono i ragazzi pugliesi. Questo che stiamo parlando di 12 e 13 agosto. Sì, stiamo un po' mischiando le carte in questo momento, perché gli Electro Jesus sono quei ragazzi che l'anno scorso a novembre hanno vinto il Color Contest, che si è fatto allo Zoom nella special edition col Teatro degli Orrori, e poi tanti altri, l'Officina della Camomilla, che è un altro, è il secondo, diciamo, headliner della seconda giornata, che sono questo gruppo di ragazzi di Milano, fanno questo indie rock molto carino, il nuovo album tra l'altro sta avendo un grande successo. La presentazione del libro di Stefano Cuzzocrea a cura di Tubi Pop, che è il libro Un Complesso Rock, quindi veramente tanta tanta roba, il reading di autori appesi dal spazio titolo, poi alle Fotte. Visual Arts, sì, ci sarà, guarda, al solito. Cioè, se non vieni non lo capisci, cioè, in realtà. No, io vengo. È un cazzone, si può dire che è un cazzone? Sì, non ti preoccupare, qui, ma cioè, chi segue ST Television avrà avuto modo di vedere la rassegna stampa di Tonino e Giovanni, di conseguenza non si stupisce di nulla. A proposito, li salutiamo, ciao ragazzi. Ciao Tonino, ciao Giovanni. Allora, tra l'altro appunto hai citato la special edition di novembre, la stagione Color è partita piuttosto da lontano, con una lunga serie di live, a partire proprio dal concerto allo Zoom di Marcellinara del Teatro degli Orrori. Poi abbiamo avuto con la Pesce, in Obraino recentemente, i già citati Canali e Viterbini. Come mai la decisione di essere così attivi? Sbaglio o in precedenza non era così? In precedenza sicuramente non sono mai stati durante l'intero anno tutti questi appuntamenti. Esatto. Col fatto che è nata una realtà che a mio giudizio è importante almeno quanto Colo, che è questa del Café Retro, dove il nostro pubblico abitualmente ogni settimana trova almeno uno, a volte anche due live a settimana, ci ha dato l'input per fare delle altre cose importanti, tra l'altro, perché concerti come quelli che hai citato tu, tra cui Molteni e tutti gli altri, difficilmente capitano da queste parti. Ecco. Sì. Quindi è anche una voglia di tenere il pubblico e gli affezionati al festival, di tenerli attaccati appunto al progetto per tutto l'anno. Cioè, dà un po' noia quando ci sono queste attività che non lasciano nulla sul territorio, ma rimangono soltanto l'evento di due giorni d'estate, dove si ci incontra nel periodo di boom della regione, tutti quanti siamo lì, ci divertiamo. Invece penso sia giusto dare delle possibilità anche a chi veramente in questa terra ci vive anche a febbraio e a marzo, che non è propriamente come starci ad agosto. Vero. Dal punto di vista organizzativo, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Beh, dal punto di vista organizzativo, rispetto alla terza edizione, sono cambiate tantissime cose che hanno visto la nostra associazione sicuramente crescere.
prima tra tutti, tra tutte, la partnership siglata con la Fondazione Trame, con la quale abbiamo partecipato al bando degli eventi storicizzati, che siamo ancora in attesa di uscita e speriamo che vada bene. E inoltre abbiamo partecipato con loro anche al loro festival, quello dei libri contro le mafie, con l'organizzazione di due concerti, quello di Dario Brunori e di Peppe Voltarelli. E un altro punto importante che ci ha fatto molto piacere è aver raggiunto l'accordo con uno sponsor importante che rappresenta questo il nostro main sponsor. Lo diciamo qua ora per la prima volta, visto che è una cosa molto fresca. Grazie alla concessionaria Paradiso, che è stata da intermediario, abbiamo raggiunto questo accordo con Jeep, che è uno sponsor internazionale, quindi che prenderà anche parte del nome del nostro festival. E poi c'è una cosa importante, che è quella del cambio di location. Per la prima volta Color Fest passa dalla location storica, che è quella di Parco Mitoio, a una nuova location molto bella, che in pochi conoscono in realtà, perché con col fatto che ci sono stati tantissimi lavori di recupero in questi anni, e tra l'altro per il fatto anche che per la prima volta siamo noi a farci dei concerti dentro, che è quella dell'abbazia benedettina di Lamezia Terme, di Sant'Eufemia Vetere, che è un'abbazia costruita intorno all'anno 1000, della quale si sta recuperando molto, i lavori stanno continuando, quindi ci sarà infatti una parte che chiaramente non sarà accessibile, però diventerà scenario di quella che è la quarta edizione del festival, quindi anche un motivo in più per venire, per gli affezionati al festival, perché è una nuova location tutta da vedere. Tra l'altro abbiamo previsto che all'interno del festival ci saranno dei ragazzi, i ragazzi dell'associazione Open Space, che si occuperanno gratuitamente, daranno la possibilità al pubblico del Color Fest di fare una mini visita guidata all'interno dell'abbazia, dove appunto si potrà scoprire quello che c'è stato e quello che ne rimane, insomma. Tutto molto interessante. Tornando per un attimo agli After Hours, domanda inevitabile, visto il gran chiacchiericcio attorno a questa vicenda, per quanto mi abbia sinceramente un po' stufato, e credo sia una polemica quanto mai sterile. Ad ogni modo, volevo sentire il vostro parere. La partecipazione la partecipazione di Manuel Agnelli a X Factor, alto tradimento oppure ognuno fa un po' quel che gli pare, insomma. Siate sinceri. Non so, cioè, penso di parlare anche a nome degli altri, non siamo mai stati di quei talebani alternativi. Sono d'accordissimo. Penso che la presenza di un personaggio con una spiccata personalità, anche culturale, all'interno di una trasmissione nazionale con quel risalto, possa semplicemente giovare a quello che noi vediamo e che è quello che noi fruiamo dalla televisione. Quindi, cioè, io preferirei che ci fossero più Manuel Agnelli e meno robaccia in giro. Semplicemente penso, cioè, io la vedo in questo modo. Sono felice d'accordo. Di questo. Se gli After Hours passassero ogni giorno in radio, per me sarebbe una gioia poterli ascoltare schiacciando solo il tastino dell'autoradio senza andare a mettere il disco, che comunque comprerei lo stesso. Ovvio. Quindi, insomma, polemiche sterili. Dopo anni che ci si fa il culo, è anche giusto raccogliere i frutti di quello che si è fatto. Voi cosa ne pensate? Cioè, non posso che essere d'accordo. Cioè, trovo assurda una polemica di questo tipo, io personalmente, perché cioè, al mondo musicale con il quale noi ci interfacciamo, penso possa fare solo bene. Cioè, non capisco perché. Poi io non sono abituato a vedere come idolo qualcuno, quindi non vedendo qualcuno come idolo penso che nessuno possa essere tradito da nessuno, nel senso, non ha fatto nulla di male quest'uomo, va soltanto a fare il suo lavoro, e penso che alla fine, se tu sei un fan, vai ad ascoltare il disco, e se lo apprezzi il disco sei contento, magari posso capire più una critica sul disco, ecco, che non una critica su questo. Tu, Pasquale? Sì, io invece l'ho presa molto positivamente questa partecipazione di Manuel Agnelli a questo social molto popolare. Beh, chiediamo una cosa, quindi qui siamo tutti ragionevoli, non abbiamo puristi. No, ora vogliamo la cosa. No, io sono d'accordissimo con voi, lo sto ripetendo da 10 minuti. Par-
partecipando a questo, social, a questo programma Talent, insomma, come si chiama lui, non l'ho mai guardato Talent. In vita mia, magari questa volta lo guarderò per la prima volta. Farà conoscere sicuramente le sue canzoni a un pubblico che prima non aveva minimamente in mente questa cosa degli After Hour, quindi tanto di positivo secondo me. E anche questo è vero, sì. È un discorso soggettivo. No, io sono d'accordo con tutti voi, in particolare con Mario, e trovo che un programma del genere non possa appunto che trarne qualcosa di positivo. Vi faccio un esempio. Non l'ho mai seguito assiduamente, però mi è capitato. Ci ammettilo che lo guardi sempre, lo sappiamo che non è vero. Guarda che ho una reputazione, altrimenti chiudo tutto qui. Allora, dicevo, ho dimenticato che volevo dire. Ah sì, mi capitava di guardarlo quando, che ne so, sai, quando non c'è nulla in TV, ti spiaggi sul divano. Sì, esatto, proprio così. Quando c'era Morgan, per esempio, certo. Che secondo me, non me ne voglia, è un artista nettamente inferiore a Manuel Agnelli. Però diciamo che uno che di musica se ne intende. Però, questo diciamo. stavo per dire questo, però è una persona colta che conosce la musica e di conseguenza ogni puntata in cui Morgan, che ne so, assegnava gli Who, assegnava i Talking Heads, assegnava, ora non ricordo perché non l'ho seguito molto, qualche altra band insomma significativa, beh, tanto di guadagnato, e sono certo che Agnelli farà meglio. Questo è quanto. Certo. Bene, in chiusura vogliamo ricordare ai nostri telespettatori cosa fare per partecipare e dar loro tutte le info necessarie. Allora, rapidamente, biglietti disponibili su tutti i punti vendita che trovate sulla nostra pagina Facebook, tra l'altro li trovate anche online su www.inprimafila.net. Non ne sono rimasti tantissimi, specie per la seconda giornata, quindi affrettatevi, le prevendite chiuderanno 2 o 3 giorni prima, perché poi ci saranno un tot di biglietti che andranno venduti lì nella sede della location dell'evento. Quindi anche al botteghino sarà sicuramente possibile acquistare i biglietti, anche perché la legge lo prevede che devi tenerli già per forza. Quindi, seconda cosa, si può campeggiare, quindi la notte del 12 e la notte come del 13 scorso. È possibile campeggiare. Ci saranno le navette che collegheranno il festival, il campeggio al festival, e faranno anche ritorno. Ci saranno le navette che vi porteranno anche dalla stazione di La Mezza Terme Centrale al festival, per chi non ha intenzione di prendere la macchinina. Per prenotarsi il posto tenda basta scrivere a campingcolorfest@gmail.com. Gli orari e le scalette saranno pubblicate nelle prossime giornate, però tendenzialmente l'apertura porte è prevista per le 17 per ogni singola giornata. Si arriverà fino a notte tarda, perché ci sarà ogni fine serata la festa, quindi il DJ set con tutti i nostri DJ che ci porterà fino all'alba. Ci saranno mostre, ci sarà la possibilità, grazie all'associazione Gaia, di fare un'arrampicata su una torre di 10 metri, ci sarà la possibilità attraverso Jeep di fare i test drive di alcune delle Jeep che saranno lì sulla location, ci saranno le mostre fotografiche, si potranno acquistare dei libri, si potranno acquistare dei vinili, si potranno acquistare dei CD. Poi cosa vuoi fare più? E soprattutto si può mangiare e bere. Questo è fondamentale. Si può mangiare e bere. Ah, forse ci sarà anche un'altra sorpresa che però annunceremo nei prossimi giorni. Non sarà sicuramente qualcosa legato alla musica, perché come avete visto quest'anno, tra reading, presentazione di libri, eccetera, ci siamo abbastanza allargati anche alle altre arti. Però stiamo lavorando su una sorpresina che annunceremo nei prossimi giorni. Vabbè, ma dici dopo a telecamere spente. Ovviamente. Perfetto. Io a questo punto ringrazio Mirko Perri, Mario Vitale e Pasquale De Sensi e vi do appuntamento al 12 e 13 agosto all'Abbazia Benedettina di La Mezza Terme per una nuova grande edizione targata Color. Fatevi un favore, andate, perché qui si continua a fare rock nel mondo libero. Rock and roll. Così piena che non puoi.
pensi più, ti si aprono le gambe oppure le hai aperte tu. Won't you tell-